Allora, finisce la partita tra Austria e Inghilterra. L'Austria batte l'Inghilterra 10-6. Allora, voglio partire da chi ha vinto. Ferone 6 gol, 7 gol. Hai segnato solo tu e poi un gol a testa dei tuoi compagni, praticamente. Praticamente sì. Allora, vabbè, ovviamente sei man of the match. Ti darò il santino la settimana prossima perché non li abbiamo, però penso che ne hai già in realtà. Penso che ne hai di spunti dal tatuatore. Allora, dal tuo punto di vista la partita com'è andata? Ottima partita, fondamentalmente mi è piaciuto soprattutto l'approccio dei ragazzi che abbiamo avuto in tutta la partita, non ci abbiamo messo comunque quella cattiveria giusta, forse potevamo sfruttare più azioni, più contropiedi e potevamo buttare più palloni dentro, però come detto complimenti pure a loro, No, fondamentalmente è stata assolutamente, una la bellissima partita è difesa. stata bellissima. Sì. Forse voi solo secondo tempo un po' più sottotono del primo. Un po' più soft siamo stati, abbiamo sbagliato alcune cose, forse ad uscire alcune volte sul portiere, abbiamo sbagliato, abbiamo preso un paio di gol stupidi proprio. Vabbè, alla fine però avete portato a Vabbè, casa. sì, fortunatamente. Grazie Mario, ti lascio salutare. Complimenti. Allora Luigi, invece partendo da voi, voi il primo tempo secondo me, cioè avete preso molti gol in realtà Non ce l'avamo, abbiamo preso molti gol su errori. per errori individuali, Sì, errori individuali. e questo ci ha penalizzato. Poi per tutta la partita, Sì, sì. per me il secondo tempo abbiamo fatto meglio. Il secondo tempo è stata molto più equilibrata effettivamente. Un po' loro si sono rilassati forse sbagliando, un po' voi invece avete Dovevamo sfruttare aumentato. meglio le azioni che avevamo. Spesso non avevamo l'uomo d'appoggio per fare gol. Sì, però secondo me il risultato è stato un po' bugiardo. Cioè 4 gol di Sì, scarto per non li avrei me dati, no, sinceramente, se anch'io. l'avessi vista Sono un senza po' sapere. bugiardo, anche molte assenze. Ah sì, non conosco ancora, Mio fratello ragazzi. Andreocci, uno che non c'è, un altro infortunato, quindi Vabbè, ci potevano però dare la una mano. stagione è lunga. Sì. Torneranno, stanno bene. Torneranno, torneranno. Vabbè, io vi lascio salutare anche tra di voi. Vi ringrazio.